Nuovo appuntamento con Beyond AEW, secondo episodio della terza stagione. Oggi parliamo di Matt Hardy, che è stato ospite dell'Unrestricted, il podcast ufficiale della All Elite Wrestling, in cui Tony Schiavone e Aubrey Edwards gli hanno potuto fare un sacco di domande e chiacchierare sulla sua carriera nella parte soprattutto in questione della AEW. Ovviamente ha parlato anche di qualcosa che riguarda la WWE. Lo vedremo, come sempre in questa nuova stagione, vedremo tre particolari che sono emersi durante la visione di Unrestricted. Quindi, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, vi do il benvenuto qui e vi do subito il via con il primo dei tre particolari che ho voluto estrarre per voi. Matt Hardy è arrivato in WWE un paio d'anni, 2 o 3 anni prima di uscirne per entrare in All Elite, e probabilmente era convinto sarebbe stata una delle sue ultime grandi, uno delle, diciamo, firme di contratto. E ovviamente quando è ritornato, che ha ricominciato, ha avuto qualche ruolo, dapprima abbastanza importante insieme al fratello e poi anche qualcosina in singolo. Ultima cosa abbastanza grossa che ha fatto è stato un lavoro insieme a Bray Wyatt, e poi dopo praticamente si andava verso la fine, la scadenza del contratto appunto di Matt Hardy. E la proposta è stata una proposta da parte della WWE di Vince McMahon molto dritta, molto diretta. E la proposta è stata: rimani, ti diamo una paccata di soldi, ma pian pianino ti facciamo diventare un producer, cioè uno di quelli che aiuta i ragazzi nella costruzione del match, per avere i match migliori possibili e per riuscire a far venire fuori le migliori qualità da parte degli atleti. Il problema è che Matt Hardy dice: sì, ok, mi date un sacco di soldi, però io voglio lottare, sono ancora in grado di lottare. È possibile rimanere attivo come lottatore? Mi piacerebbe dare una mano ai giovani, aiutarli sul ring, fargli capire in base alla mia esperienza. E anche se la WWE gli aveva detto sì, magari fai un po' più da lottatore e poi cominci a lavorare un po' come producer, lui sa che quando Vince McMahon si mette in testa qualcosa è quella e basta, per cui ha pensato: non posso rinnovare, anche se mi danno una paccata di soldi non lo posso fare. Quindi sostanzialmente ha deciso di non rimanere lì, di non rinnovare e di non portare avanti quella che poteva essere sicuramente la chiusura della sua carriera in ring, perché vede ancora la possibilità di fare qualcosa e di fare bene, e pensa di poterlo fare in questo stint in AEW, dove in effetti, insomma, continua a essere presente nei vari show ad accompagnare i ragazzi, ma anche ad avere un ruolo molto molto attivo sul ring. Matt Hardy doveva essere, poteva essere, uno degli Exalted One. Ovviamente la scelta è stata presa da parte di entrambe le parti, AEW e Matt Hardy, di fare qualche piccolo indizio che portasse un po' a far credere che sarebbe stato proprio lui il lottatore a interpretare quella gimmick. In realtà lui aveva in mente, in testa, gli era stato anche proposto di interpretare quella gimmick. Però poi alla fine le scelte sono state diverse, sono andate verso Mr. Brody Lee, e la cosa è stata abbastanza importante per lui, che ovviamente è riuscito a rapportarsi in un modo diverso. Ha debuttato in All Elite nel primo giorno degli show della pandemia, gli show vuoti a Jacksonville. Dovevano essere da un'altra parte, ha debuttato proprio lo stesso giorno di Brody Lee. Ovviamente questa cosa comporta anche una serie di ricordi di quel momento, di quella situazione. Una delle cose più interessanti è il coraggio che lui ha visto nella All Elite nel cercare di tenere sempre l'acceleratore premuto, nonostante la situazione non fosse assolutamente delle migliori. E ha notato proprio come la costruzione di tutta quella che è la All Elite sia proprio basata su questo grande coraggio da parte di Tony Khan, il quale sta cercando di lavorare molto bene con tutti e sta dando grandi opportunità. Lui ha avuto modo di debuttare, ha avuto modo di capire che quello che stava facendo a livello di gimmick non andava bene, perché poi il pubblico a un certo punto ha cominciato a non essere più così incline, no, ad accettare un certo tipo di atteggiamento. Lui nota in AEW un pubblico completamente diverso rispetto a quello della WWE, per esempio, ma in realtà diverso un pochino da tutti gli altri, dove sono un po' più giovani e meno atti ad accettare il paranormale, le situazioni un pochino più particolari, chiamiamole semplicemente così. Allo stesso modo
quelli di Impact sono ancora diversi, in realtà sono molto più propensi ad accettare cose come quelle che aveva fatto nell'Hardy Compound insieme anche a suo fratello e quant'altro, per cui proprio ha notato questa grande differenza di pubblico, il suo debutto, la sua prima fase, la sua seconda fase fino a questo Big Money Matt Hardy, che peraltro gli ricorda anche di uno soprattutto di quelli che a inizio della sua carriera faceva gli show, insomma, gli ha dato modo di creare questo personaggio su di lui proprio per ricordo di tante cose che sono state dette all'epoca. Ultimo pezzo per noi, il pezzo che riguarda quello che lui non teme di definire uno dei migliori match che ha fatto in All Elite, lo Stadium Stampede. In realtà prima è interessante vedere che un paio di puntate prima, quindi una decina di giorni prima del pay-per-view, aveva fatto un match hardcore insieme a Kenny Omega contro Sammy Guevara, quello famoso del golf cart, no? In cui si era cambiato tre volte. Quindi era arrivato lui, poi a un certo punto si è cambiato, poi a un altro punto, insomma, si è cambiato di nuovo, interpretando tre gimmick diverse di se stesso. Ovviamente questa cosa si è fatta e si poteva fare in un momento particolare, è stata una scelta molto molto precisa su quell'istante lì, e ovviamente questo ha portato anche a gonfiare un po' l'aspettativa rispetto allo Stadium Stampede, che loro hanno registrato di notte, una notte che però volgeva verso il giorno, quindi diciamo che nelle prime fasi erano un po' più rilassati, nelle fasi conclusive no, per niente, hanno dovuto correre dicendosi dobbiamo arrivare prima che arrivi la luce del sole. In effetti sono riusciti a ottenere questa cosa. Ha raccontato di quanto sia stato completo quel match, le parti divertenti, simpatiche, come per esempio la scelta di Chris Jericho insieme a Aubrey Edwards di andare alla VAR per vedere se era stato corretto o meno nelle decisioni l'arbitro durante uno schienamento da parte di Chris Jericho, oppure il dolore che provava Matt Jackson quando in realtà ha fatto una quarantina di metri di Northern Line Suplex anziché tutti e 100, però insomma la TV ha fatto in modo che sembrasse insomma lui avesse fatto tutto il percorso, e poi tante altre piccole cose, tante situazioni che sono successe lui sono piaciute molto, e questo dietro le quinte interessante sul come si sono svolte le cose, sulla produzione, su come poi hanno riguardato la cosa, su come in effetti quando si va a parlare all'interno di podcast e cose di questo tipo la kayfabe va un po' a mignotte, perché comunque bisogna parlare, bisogna estrapolare cose. Quello è stato uno dei suoi match preferiti e gli è piaciuto anche lavorare con Matt Hardy, nonostante poi per quanto ci riguarda, io per primo mi ci metto, è stata una faida un po' complicata, tanti infortuni, tante situazioni un po' così, la sedia che gli ha rotto il naso, lui che è caduto a All Out, un po' di cose non sono andate esattamente come avrebbero dovuto andare, però l'ha trovata anche lui una situazione molto interessante e da lì diciamo ha gettato le basi per voler lavorare con i giovani, quindi Private Party, quindi poi tutto quello che ne verrà fuori. È stato un piacere parlarvi di Matt Hardy, un personaggio che sicuramente ha fatto un sacco di cose molto interessanti in questa prima parte di lavoro in All Elite Wrestling, e sarà sicuramente interessante vedere quello che succederà dopo nella sua carriera. Io vi rimando ovviamente tra una settimana a un prossimo appuntamento con Beyond AEW, questa nuova formula in cui cerchiamo di darvi appunto tre spunti interessanti, ma che poi dovete fare voi un lavoro molto importante, andare ad ascoltare Unrestricted, ed eventualmente se c'è qualcosa che non vi è chiaro, non avete capito, beh, potete anche comunque provare a chiederlo a noi, non si sa mai, magari facciamo un episodio di chiarimento o semplicemente vi rispondiamo in un altro dei nostri contenuti. O semplicemente con un commento, che è sempre una cosa interessante, quindi commentate, mettete like, fate anche delle condivisioni, fate conoscere il lavoro che AEW Italian Podcast giornalmente fa per voi. Grazie davvero di cuore per averci seguito, io sono Stefano, la voce di AEW Italian Podcast, noi ci risentiamo alla prossima.